Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Come state? Spero bene. Buon sabato. Ragazzi, scusate se sono ancora in pigiama, però sono le 3 del pomeriggio. Lo so, sono pazzo, però niente, ragazzi, mi trovo bene così e pazienza. Alla fine l'importante sono i contenuti. Allora, come leggete dal titolo, voglio parlare appunto anche non in modo dettagliato perché non mi interessa approfondire, però il mio pensiero per quanto riguarda questa crisi dell'Inter, che ovviamente noi tifosi juventini non possiamo non godere. Allora, per prima cosa, dopo la sconfitta sicuramente contro l'Eintracht, si vede che anche quest'anno sarà un'altra stagione fallimentare. Per quanto riguarda l'Inter, non porta un trofeo da ben 8-9 anni, dal 2011 mi sembra, e quindi se loro hanno ancora la pancia piena di questo triplete, pensate a questo triplete. Per loro anzi il triplete che secondo me è proprio fallito dal punto di vista proprio degli obiettivi era quello di buffare contro la Juve, Juventus Atletico, e questo è stato il primo triplete. Proprio, anzi, la prima coppa a cui loro diciamo cercavano di rimediare. Poi, ovviamente, quindi l'uscita dalla Champions, abbiamo detto, il secondo era che loro si qualificassero contro l'Eintracht, ma mi sa che non è così. E il terzo sarà l'uscita, quindi, come possiamo dire, sperano loro di vincere il derby, ma secondo me non lo vinceranno, e proprio per questi tre motivi loro faranno un altro triplete. E se per loro gli va bene, che ben venga. Anzi, è il triplete fallito, ecco, è venuta perfetta l'illuminazione, triplete fallito. A parte questo, si vede che proprio che l'Inter in questo momento è una polveriera, proprio è veramente una cosa impressionante. Nel punto più basso della feccia di tutto, perché non è possibile che arrivare a questo. Ora non so se Beppe Marotta, diciamo, stia facendo il gioco della Juve, perché veramente ha distrutto uno spogliatoio. Cioè, vuole cercare di recuperare i rapporti con Icardi, ma non lo so. Addirittura è appena comparso nel sito ufficiale dell'Inter un'immagine con Icardi, proprio per in questo pre-Milan-Inter, ora che sia di nuovo convocato, non si sa, lo scopriremo magari domani nella conferenza stampa. Fatto sta che l'Inter attualmente è in pezzi, sia dal punto di vista degli infortunati, dal punto di vista anche di spogliatoio, quindi attualmente vedo più favorito la vittoria del Milan che dell'Inter. Poi ripeto, il derby è una partita a sé, però lascia ben sperare i tifosi milanisti. Addirittura sono arrivate delle dichiarazioni che ho notato appunto anche sui social che a fine stagione Spalletti sicuramente andrà via perché non ha centrato neanche un obiettivo. La partita contro il Francoforte, che per l'amor di Dio ci può anche stare uscire, però almeno come tutti altri miei amici interisti hanno detto, almeno onorare la maglia, ma neanche questo è brutta, brutta, brutta cosa. E poi fuori dalla Coppa Italia, e stiamo dicendo che sono usciti contro la Lazio, che è addirittura in casa, quindi con l'appoggio dei tifosi, e sono usciti. Quindi, poi vabbè, lo scudetto magari no, però, cioè, ok, non vince lo scudetto, ma almeno qualificarsi di nuovo in Champions, arrivare al terzo posto, consolidarlo, avere almeno un distacco, perché avevano un bel distacco dal Milan, ma a quanto pare stanno facendo peggio della Roma, pareggiano col Chievo, proprio perdono col Cagliari, proprio di tutto e di più. Quindi, a mio modo di vedere, l'Inter è in questo momento proprio il punto più basso, perché peggio di così non so che cosa può essere. Cioè, veramente, perdere forse col Frosinone, non ne ho idea a questo punto. Comunque, e quindi Spalletti sicuramente andrà via, proprio al 100% è quasi sicuro. Ha fallito tutti gli obiettivi e secondo me ci può stare. Poi l'altro di cui la dirigenza sicuramente si ne occuperà sarà appunto vendere i vari Perisic e Icardi. Su questi due argomenti, diciamo che sto trattando, diciamo che la dirigenza fa bene. A mio modo di vedere, secondo me c'è qua lo zampino di Marotta. Perisic perché è ormai scontento. Giustamente, un'altra stagione fallimentare con l'anno prossimo non penso se la voglia fare.
e quindi abbiamo dovuto vedere, anche lui ha destabilizzato un po' l'ambiente, quindi secondo me fuori dalle scatole. Ora, non lo so, sicuramente ha alcune offerte dall'estero e andrà là, sicuramente in Inghilterra come l'Arsenal che ha cercato di riprenderlo a 40 milioni, mi sembra. Quindi abbiamo dovuto vedere se ne andrà. Icardi la stessa cosa, addirittura si pensava che l'Inter sarebbe stata costruita proprio attorno a Icardi, luogo che sarebbe stato l'uomo immagine dell'Inter, ma a quanto pare dopo queste dichiarazioni, dopo tutta questa, diciamo, questa, diciamo la goccia ha fatto traboccare il vaso, quindi non è più nei piani dell'Inter. Ora penso che Marotta vuole cercare di recuperare i rapporti, almeno per quanto riguarda il fine stagione, cercando di salvare almeno la faccia, perché ora come ora, adesso, proprio in questo preciso momento, io non do l'Inter neanche in corsa per la Champions, cioè attualmente non do neanche l'Inter sicuro del quarto posto, perché una vittoria del Milan porterebbe a più 4 e poi quindi già significherebbe che un bel lungo, poi il Milan ha, come dire, partite più facili rispetto all'Inter, quindi in modo di vedere ha un calendario più facile. Poi la Roma, se dovesse vincere oggi, comunque farebbe un bel salto in avanti, il Torino col Bologna, quindi tutte queste sfide secondo me anche vicine. Il Napoli, che in teoria dovrebbe vincere, dovrebbe distaccarsi ancora di più. Quindi, secondo me, l'Inter attualmente, se continua così, non è sicuro neanche del quinto posto, del quarto posto. Quindi, ci sarà la Lazio o la Roma che cercheranno di insidiarsi sicuramente. Icardi, diciamo, giustamente ha una clausola da 100 milioni, ma visto che non lo fa giocare, ha perso anche la fascia di capitano, sicuramente non vale più questi 100 milioni, ma ne varrà almeno la metà. Cioè, io se dovessi spendere tutti questi, ok, è ancora giovane, ma non penso che sia, che adesso attualmente è un giocatore che vale 100 milioni. Ora, c'è stato un interesse del Real Madrid, non so se l'anno prossimo andrà lì. Difficile che lo vedremo alla Juve, perché cioè, per me non ce ne sarà bisogno, anche perché abbiamo già altri attaccanti. Però se dovessimo vendere, magari, non lo so, un Cuadrado, un Mandzukic, allora un Icardi me lo andrei a prendere, però al prezzo che dico io, sinceramente. Magari uno come Higuain, che un finalizzatore, ecco. Ragazzi, voi fatemi sapere cosa ne pensate per quanto riguarda questo. Sicuramente l'Inter sta ricevendo davvero una batosta. Ora non so se anche a fine stagione ci saranno anche alcuni altri scontenti, come posso pensare, non dico scontenti, ma che la società sicuramente cercherà di piazzare nel mercato, come i vari, come ho detto, Perisic e Icardi in primis. Inoltre posso pensare a Borca Valero, Vesino, Miranda, perché comunque hanno fatto il suo tempo. Miranda sicuramente verrà sostituito da Godin, quando abbiamo visto. Poi secondo me Vesino, ormai Borca Valero, anche lo stesso João Mario non sono giocatori da Inter. Cioè, se tu vuoi veramente essere competitivo, cercare di vincere la Coppa Italia o comunque arrivare secondo o terzo, devi tanto rifare almeno il centrocampo. L'attacco, ripeto, l'attacco Lautaro Martinez e rampa di lancio, ancora 21 anni, quindi è tutto da vedere. Mentre per quanto riguarda Keita, è anche un ottimo giocatore, conosce la Serie A, che ha giocato nella Lazio, quindi per me potrebbe restare. Poi l'unico che salverei al centrocampo attualmente è Brozovic, per il resto svecchierei, cioè toglierei tutti. Lo stesso anche Candreva. Candreva secondo me ha avuto anche offerte, mi sembra, dalla Turchia o dalla Bundesliga, mi sembra, quindi io lo lascerei andare assolutamente. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, cosa dite voi, se l'Inter dovrà meritare, se merita attualmente il quarto posto, se dovrà vendere i giocatori, che giocatori, diciamo, specialmente voi interisti, se mi seguite, che giocatori dovrebbe togliersi e cosa dovrebbe fare per tornare ad alti livelli. Ovviamente noi juventini speriamo sempre che l'Inter resti sempre in giù, è ovvio, perché sono una squadra di cartonati, senza offesa, una squadra di cartonati. Mi fanno ridere ogni volta che sto male, guardo la partita dell'Inter e rido, guardo la partita con l'Eintracht e godo, godo, godo. Ragazzi, mi raccomando, fino alla fine, forza Juventus. Buon sabato.